Ciao a tutte, bentornate, bentornati tutti sul canale di Lanalandia. Oggi ho un enorme piacere di presentarvi un filato nuovo di zecca. Tre giorni fa è stato pubblicato, l'ho ordinato immediatamente perché lo aspettavo tutta la vita. Io amo cenil, ovvero ciniglia, come lo chiamiamo in italiano, scusate. Però un po' ero sempre un po' scettica riguardo tinta unita, perché volevo fare un po' di cappellini, sciarpine per i bambini, quelle robe là, e quindi questo adesso è perfetto, proprio lo aspettavo veramente, mi hanno letto nel pensiero, pare. Allora, io innanzitutto vi dirò una cosa: se andate a ordinare questo tipo di filato, perché sono 300 grammi, due cakes, quindi per una spedizione express che vi arriva praticamente in due giorni, come è arrivato anche a me, potete ordinare 8 lotti. Quindi e la spedizione express copre 8 lotti, che sono 2 kg e 400 grammi, ok? Quindi 2,4 kg. Ok, andiamo a aprire qualcosa, perché non sono tutti uguali. Innanzitutto vi leggo anche la scheda tecnica, anche se poi vedrete da soli. Il primo link sotto il video è sempre il link che vi porta direttamente, o primi due o primi tre, che vi porta direttamente sul filato che io vi presento in questo momento nel video. Quindi basta cliccare e scoprirete tutta la scheda tecnica, prezzo, numero di gomitoli, e in altri casi ho questo, quindi lunghezza, tutto. Quindi allora, questo è un acrilico, è una qualità Aran pettinata, però quindi è una qualità maggiore comunque, ok? È sempre una ciniglia, ripeto, self stripping significa che è acrilico, ovviamente pettinata, e qualità Aran vuol dire che è maggiore, ok? Allora, questo qui, Cakes Channel, sono 6-7 mm. Io adesso non ho aperto ancora, in realtà ho preso due tipi, adesso apro anche immediatamente l'altra per poter fare anche un paragonare. Cakes Channel Baby, ho preso anche questi, ovviamente i colori che mi piacevano, e sempre 6-7 mm. Il prezzo è identico, peso è identico, lunghezza è identica, sempre qualità Aran, quindi per tutti e due. Allora, per non allungare più, quindi tutto questo che presento adesso è suddiviso, ok, in due categorie, Chenille Cakes e Chenille Cakes Baby, però sono uguali, identici, forse cambia, ecco, i colori cambiano, perché uno è più dato ai bambini, l'altro magari è agli adulti, però è una questione di gusti, non vedo perché hanno diviso in due categorie. Allora, signore, io non ho aperto ancora, ho aspettato per aprire insieme a voi le mie prime cakes Chenille. Non ho mai comprato ciniglia da loro ancora, questa è la mia prima ciniglia da loro, è in assoluto, quindi, e se svengo, perché mi piace tanto, qualcuno mandi pure l'ambulanza, perché già sento, voi sapete che io mi faccio trasportare con l'emozione quando scopro un qualcosa che è veramente talmente bello e che piace, che non riesco, penso che lo trasmetto anche nel video, penso, me l'hanno detto. Allora, facciamo così, non voglio ancora, ecco, facciamo così, proprio così,
Vediamo dove sto inizio. Fantastico. Ecco, questo mi piace. Perché mi piace così? Perché allora è compatto, ok? Quindi non ci sono i fili, non è fatto tipo filini che è girato poi e sti filini si vedono anche. Quindi è compatto, come posso dirlo? Vediamo come spiegare. Come un tessuto. Ecco, vedete che intorno a un filo che è in mezzo è stato creato questa peluria che non è fatta ai filini, con i filini così, quelli corti, piccoli, che poi li girano così, comunque i filini si vedono e restano. Quindi è fatta proprio in modo giusto, un vero chenille, una vera ciniglia questa. Io ho fatto tutto questo grande enorme ordine senza nemmeno sapere ancora cosa riceverò. Ecco, mi sono fidata e ho fatto bene, perché è questo che voglio, questo che voglio. È stupendo, guardate che roba, guardate che roba, bello compatto. Si lavora con un 6-7. Io ho preparato qui, volete vedere altro? Sicuramente qualcuno risponde sì, qualcuno dice chi se ne frega, ma io riaprirò comunque un po' di... Queste sono tutte uguali, queste sono tutte chenille cakes, proprio chenille cakes. Poi alla fine aprirò anche baby, ok? I colori sono una cosa pazzesca. Adesso mi manca un paio di migliaia di euro per prendere tutto questo che hanno prodotto per tutta la mia vita, perché mi piace così tanto che li vorrei quasi tutti. Non posso permettermi tutto, ovviamente. Allora, visto che sono 150 metri in una, credo che è ovvio che un pacco basta per fare, non so, io ho immaginato per fare sciarpe, cappellini, capelli proprio dello stesso colore, quindi un abbinato, perché li venderò ovviamente, però è tutta roba per Natale questa che compro adesso. Ecco, questa è l'ultima cake chenille che ho comprato. Quale vi piace di più? Sentiamo. Guardate quanto è bello. Quanto è bella questa ciniglia, è una roba pazzesca. Bella compatta. Proprio non ho le parole. È più odioso che può essere la cosa quando la ciniglia è fatta in modo che io non volevo, appunto questo che vi spiegavo prima, e che viene poi girata e non si riesce a lavorare, proprio non si riesce a lavorare. Ok, anche questo in qualche modo si vede che è girato, però non in quel modo come fanno. Non voglio diminuire, parlare male di nessuno, quindi non voglio proprio dire alcun nome di chi produce la ciniglia, di dove si sente anche l'odore di colore, per non dire sintetico, però cioè proprio orrende, quelle ciniglie orrende. Questo è tutta un'altra cosa, un'altra storia, signore mie, le mie belle sciure.
questa in particolare mi piace, forse faccio proprio una cosa per me, vedremo. Non è che indosso molto colorato, però sto cercando solo di avvicinare, non aprirò tutti, ma avvicinare anche questo. Guardate che bella combinazione di colore, questo è stupendo. Oh, questo già vedo, ce l'ho qui sotto, proprio vicino, avevo per caso, perché io metto sempre qualche, ho un bottone particolare, ho un po' di queste cosine, quindi è tutta un'altra storia. Guardate, per caso avevo proprio vicino, quindi ovvio qui un bottone ce l'ho già. Sono attrezzata, insomma, sono 2 anni che preparo questo Natale che arriva, ok? Allora, adesso vi apro queste 2 che sono, come scritto, Cake Channel Baby, ok? Se non ho fatto il caso, non vi ho fatto vedere i numeri di questi, che però sono talmente riconoscibili i colori che sul sito, che li riconoscerete da soli anche. Quindi ripeto, lunghezza è la stessa, identica, uguale, sì, è la stessa cosa, stessa qualità, assolutamente sì. E di nuovo metto, guardate, ovviamente non avranno tutti questo unicorno, però è veramente una cosa stra stupenda, costi quel che costi. Ogni tanto la bellezza si paga, come quando, ecco. Allora, adesso io cercherò, quindi queste 2 sono cakes baby, ok, Channel Baby, altre invece sono, ok, facciamo così se ci riesco ad inserirle tutte, eccole, queste sono le mie cakes che ho preso, ok? Non ho altro da dire riguardo queste cakes, perché ho già spiegato il mio entusiasmo, la mia, sono stupefatta, veramente stupefatta, come si dice, boh, scusatemi ogni tanto per il mio linguaggio, perché non è originariamente originale italiano, però basta per farmi capire, ok? Ragazze, signore e signori, è stato un enorme piacere veramente potervi presentare questo 300 grammi, prezzo intorno ai 8 euro, qualcosa di più di 8 euro, e conviene davvero, perché è stupendo. Non credo che lo farò subito adesso, perché sto finendo molte altre cose, devo fare altri video, però appena saprò qualcosa, tanto qualcuno lo prenderà, sapremo quanto occorre per una cosa, questa o quella, non mi chiedete. Quindi se un numero 6-7 mm, qui ci sono 150 metri, quindi 300 metri, con 300 metri, se avete già lavorato un 6-7 mm di qualsiasi filato, potete immaginare cosa ne esce, ok? Cosa esce? Se esce un maglioncino per un bambino, una bambina, ragazzo, ragazzina, o un poncio, un qualcosa, ecco, sapete già regolarvi anche da solo. Come potete vedere, io ho pulito il tavolo. Ho fatto un po' di spazio perché volevo farvi vedere la lavorazione sia all'uncinetto che ai ferri. Allora, intanto questo è uncinetto, ho preso un numero, ho provato con numero 6 e mezzo, e questo è adesso 7, e mi trovo bene con un numero 7, io personalmente, forse anche 7 e mezzo 8, non so, dipende sempre dalla mano. La mano, se lavorate stretto, 8 sicuramente come il minimo, qualsiasi cosa scritta come descrizione sulla scheda tecnica, ovviamente sempre provate con la vostra mano e saprete sicuramente
valutare meglio cosa, ecco, io con 7 mi trovo per esempio perfettamente bene per lavoro con questa ciniglia, che è stupenda, non smetterò mai a ripeterlo. Quindi essendo questa una prova solo, quindi non sono partita dal centro, ma dopo disfaccio questo perché voglio fare le cose ben pensate. Ecco, quindi con numero 7, con un numero 7, come vedete, un semplice punto V, perché ciniglia per sé è già calduccia, quindi immaginate intorno al collo di un bambino, basta anche così. Per esempio, probabilmente le farò alcune così, ma molte invece, molte cose ho intenzione di fare. Adesso non finisco questo perché non ha senso, vi ho fatto vedere, quindi con un numero, come ho detto, 7 ho lavorato. Potete provare con un numero 8, io ci ho provato, va bene anche con un numero 8, dipende dalla vostra mano. Però guardate questa bellezza, lavorare ai ferri questa ciniglia è un fin del mondo, proprio una bellezza straordinaria, nulla da togliere all'uncinetto, perché io amo sia uno che l'altro. Ovviamente alcuni filati comunque danno e mostrano meglio di sé se sono fatti a maglia, ok? Quindi questo è, questi numeri, questo numero di ferri, i miei nuovi ferri amatissimi, e come è scritto qui, io adesso proprio vi faccio vedere, è scritto numero 13, quindi è un numero 13, ok? Questo, questi sarebbero numero 13, ecco, si lavora fantasticamente bene, lavoro ai ferri ovviamente è completamente una cosa diversa, e anche da dietro visto con i ferri comunque rende bene questa ciniglia. Volevo fare giusto un giro, due, davanti ai vostri occhi. Voi potete prendere un numero 10 se volete, se la volete più stretta la lavorazione. Chissà cosa ho combinato qui, lavorando di fretta, boh, penso che ho fatto proprio questo, ok. Perché volevo passare ancora davanti, ok. Quindi ovviamente qui ho fatto un errore andando avanti, però non guardate, perché non vado adesso in questo momento a questo, perché non è un lavoro che resta. Allora guardate che bella questa cosa, con una maglia rasata, tutta bella colorata, una sciarpina, un cappellino, con un bel ciuffo, con un qualcosa, un bottone, un qualsiasi cosa, bellissimo, ok? Veramente, veramente non ho le parole. Mi piace tanto avere, lavorarla, che non smetterei mai, ma ho altre cose estive da fare, quindi anche i video, ok ragazze. Ripeto, non guardate l'errore che ho fatto, per non dire orrore, non è orrore, errore. Ciao a tutte, torno subito con un video tutorial per un altro filato che
non ho presentato e ho in due colori. In realtà ho molti filati da presentare che vi piacerebbero, però il tempo è poco, quindi io vi saluto e ciao a tutti, a prestissimo.